mi diceva mentre salivamo sul palco, aveva dimenticato questa cosa che io avevo raccontato a Napoli, non è possibile che in questo paese qualcuno ha avuto la dabbenaggine di svellere la targa che intitolava la piazza Francesco De Martino. Purtroppo è così. E quando si è organizzata questa manifestazione, questa festa, per non incorrere appunto in quella sorta di racconto che normalmente si fa, ho conosciuto Francesco Gaetano Arfè, abbiamo pensato di parlare delle testimonianze, dei testimoni dell'età repubblicana attraverso gli scritti di Francesco De Martino e Gaetano Arfè. Io, come sapete, sono stato molto vicino, specialmente negli ultimi anni, a Gaetano Arfè, fino all'ultimo giorno per i fatti fortunati, e devo dire che Gaetano Arfè ha avuto sempre un grande senso di riconoscenza, di affetto, di stima nei confronti di Francesco De Martino. Conosceva l'etichetta di costruttore di una pedagogia politica. E, andando a rivedere per questa occasione sia di De Martino che di Arfè, ho trovato una introduzione a un libro di De Martino, un'introduzione di Gaetano Arfè, una prefazione, in cui Gaetano, e credo che questo sia sintomatico, significativo in questo contesto, in questo derivava sulla parola compagno, e lui scriveva: compagno in espressione di una comunanza di fede che implica il riconoscimento di una parità di condizioni umane che abbatte ogni differenza di classe e di casta. Racconta di quando Vera Lombardi era arrivata a Somma per un comizio, più che un comizio, per il 25 aprile, il giovane Gaetano Arfè, molto, come dire, timido anche nell'avvicinarsi al microfono, e lei lo spinge, anzi nel percorso che Arfè e Vera Lombardi fanno dalla stazione della Vesuviana alla piazza di Somma, che poi dopo prima dedicata e poi sdedicata a Francesco De Martino, gli chiede continuamente che cosa ha significato per lui combattere in Valtellina, che cosa ha significato per lui il suo contributo personale e quello di altri compagni al movimento della Resistenza. E poi gli parla del Partito Socialista, lo introduce al mondo proprio del partito. E Gaetano scrive: a differenza di altri dirigenti socialisti, Vera non cercava gregari per la sua corrente, didattici che arricchivano il patrimonio culturale, portavano a maturazione il processo di formazione politica. Credo che quello che stiamo dicendo stasera, forse sarebbe stato meglio se l'avessimo detto ieri sera, prima di aver stato fatto, come costruire una generazione di buona politica, perché tutti gli intervenuti si sono soffermati sulla necessità che ci sia nuova etica, un nuovo modo di fare politica, è un vecchio modo delle persone per bene, attraverso le persone che hanno avuto sempre le mani pulite, come lo diceva anche l'ex sindaco di Ercolano, l'onorevole Bossa, hanno avuto sempre le mani pulite, ma non le hanno avuto mai andare via da Napoli, perché l'allora ministro degli interni Scelba si era permesso anche di fare un comizio insieme a un giovane Enrico Berlinguer a Napoli della Federazione Giovanile del PC, era stato mandato agli archivi di Stato di Firenze. E Firenze comunque ha costituito per Gaetano Arfè, una rampa di lancio, perché lì aveva il Giovanni Spadolini, lì conobbe la rivista Il Ponte di Piero Calamandrei, lì conobbe, lui dice in un passaggio, ho conosciuto anche il cattolicesimo fiorentino, che era molto diverso dal cattolicesimo del Mezzogiorno. Manco a farlo apposta, il sindaco di Firenze era un signore che si chiamava Giorgio Lapira, e attraverso Giorgio Lapira ho conosciuto anche questo prete, questo prete coraggioso, che ebbe un breve, perché morì sui 40 anni con un linfoma alla gola. E Don Lorenzo lui di racconta, mi aveva parlato Marcello Del Piazzo, è un suo collega degli archivi di Stato,
questo prete eretico, perché è stato scomunicato, perché è stato più volte preso sotto, è passato sotto le forche caudine dei giudizi dei cardinali, del Papa. Questo prete eretico a un certo punto scrive una lettera ad Arfè e gli dice che ha fondato una scuola, quella che chiamiamo come la scuola di Barbiana, in cui vuole insegnare a scoprire la falsità e le menzogne propagandate attraverso i partiti e la stampa. E lì poi c'è chi ha bisogno di conoscere la storia. Gaetano, oltre a impegnato negli archivi di Stato, stava in quel momento cominciando a lavorare anche all'università. Sapete tutti quanti che Gaetano è stato un grande storico. Ciro Raia, voglio cogliere ulteriormente l'occasione per esprimermi tutti i sensi della mia stima e dell'ammirazione per come mantiene vivo il ricordo di Gaetano Arfè. Ecco, un dirigente al quale sono molto legato e al quale era anche molto legata la mia famiglia. E sono anche, ci sono state molte iniziative interessanti negli ultimi anni, nei quali l'attualità, il pensiero, la passione di Gaetano Arfè è stata oggetto è stata soprattutto oggetto di una testimonianza di occasione a cui riferirsi per affrontare i problemi del cambiamento nel nostro paese. Di Gaetano ha parlato benissimo Ciro, quindi io voglio aggiungere alcune riflessioni su Francesco De Martino. Lo abbiamo un bellissimo convegno fatto al Senato in occasione del centenario della sua nascita e vogliamo ricordare sottolineando alcune questioni che indicano anche una modernità nel pensiero di Francesco De Martino, anche un'attualità di fronte ai problemi nuovi che noi dobbiamo cercare di risolvere. Allora, alcune riflessioni. Una prima riflessione, mi ricordo, diceva: se si paragona gli anni 60, il riformismo, il centro-sinistra contro-sinistra che è stato realizzato alla fine dell'altro secolo, diceva Gaetano Arfè, questo centro-sinistra attuale è esangue e fa apparire quasi il centro-sinistra degli anni 60 come una sorta di prolungamento del biennio rosso. Penso che in questa stagione importante nel quale il nostro paese è stato ricostruito, il centro-sinistra degli anni, come chiedeva De Martino, deve avere una sua giusta valorizzazione, ora che è più facile ed è più possibile passate le passioni di allora. Sono stagioni dove non si è parlato di riforme, ma si sono fatte le riforme, perché noi abbiamo fatto la riforma della scuola, la scuola media unica, abbiamo affermato con lo statuto dei lavoratori i diritti dei lavoratori sul posto del lavoro, abbiamo creato le condizioni nel nostro paese per affermare i diritti civili, abbiamo contribuito al decentramento dello Stato, abbiamo provveduto con la nazionalizzazione dell'energia elettrica anche a creare delle condizioni di democrazia e di spinta al cambiamento. E quindi quella è stata una vera riforma. Molte di quelle conquiste sono tante che hanno resistito agli attacchi che si sono rivolte contro di loro.